È stata Roma la prima tappa del viaggio in Italia della delegazione curda del Rojava. La visita toccherà diverse città italiane, come Milano e Napoli, e ha lo scopo di far conoscere l'esperienza della resistenza curda contro Daesh e di richiedere il riconoscimento internazionale della regione autonoma del Rojava. All'interno della delegazione, il co-presidente del cantone di Kobane, Enwer Muslim, e la comandante dell'unità di difesa delle donne, YPG, Nesrin Abdallah. I rappresentanti hanno illustrato l'importanza dell'esperienza di Kobane, sia dal punto di vista della lotta per la dignità e l'umanità, sia in termini di modello di società interculturale e democratica, in cui convivono diverse etnie e diverse fedi. La resistenza curda non è circoscritta a Rojava e non è solo armata, ma è una lotta in nome dell'intera umanità. Lo ha sottolineato il co-presidente Muslim, che ha definito Kobane come capitale dell'umanità. Da parte sua, la comandante Abdallah ha posto l'accento sull'importanza della libertà e dell'autogestione delle donne, non solo curde, ma di tutto il mondo, per vincere le battaglie sociali e rivendicare i propri diritti. La comandante ha evidenziato il carattere centrale delle donne curde nella rivoluzione di Rojava, a differenza del ruolo svolto dalle donne nelle rivoluzioni arabe.